Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial. Ragazzi, in questo nuovo video vi spiego come usare al meglio GeForce Experience, un programma che ci permette di aggiornare al meglio la nostra scheda video, ci permette anche di registrare tutto lo schermo intero e soprattutto anche i giochi. Se in questo caso in un gioco fai delle belle cose e non hai salvato quella scena, GeForce Experience te lo permette. Puoi salvare l'ultimo momento, però bisogna settarlo. Quindi in descrizione vi ho lasciato, per quelli che non hanno proprio questo programma, in descrizione vi ho lasciato un link che ti permetterà di scaricare questo programma GeForce Experience. Accetta e scarica. Una volta scaricato e una volta installato, non ci resta che aprirlo. E una volta aperto, ragazzi, qui ci saranno tutti i vostri giochi. Tutti. Se andiamo su impostazione, però prima vi dirà di fare l'accesso, quindi fatevi un account oppure fate l'accesso con Google. Io ho fatto l'accesso con Google, mi ha portato su una scheda, poi l'ho chiusa e mi ha fatto entrare nel programma. Ok, quindi iniziamo prima ad usare, a settare al meglio questo programma. Se andiamo un attimo su impostazioni, su generale, qui ci sarà tutta la vostra attrezzatura personale, la scheda video, la versione del driver del programma, il processore, la RAM e la vostra risoluzione e lo schermo, ok? A me è 165 Hz. Qui ci sono tutte le funzioni che potete supportare, ad esempio, come puoi vedere, io supporto tutto. Se in questo caso non hai i requisiti giusti per registrare, con registrare oppure usare questo programma in un gioco, ci sarà al posto di questo qua che ti permette di farlo, ci sarà una X. Quindi anche qua realtà virtuale, c'è un pallino, non lo so. Quindi andiamo su account, qui c'è il vostro account, le mail, giochi e app, tutte le vostre applicazioni che qui potete aggiungere. Qui invece è il game stream, non serve proprio a niente, però su generale, come puoi vedere qui, ridimensionamento immagine, aumenta così la nitidezza, aumenta proprio la nitidezza dello schermo, che te lo rende molto bello. Mi raccomando, non usarlo al massimo della potenza perché userai moltissimo la scheda video. Qua l'aggiornamento del driver GeForce è disponibile. Qui sui download, ragazzi, ogni tanto Nvidia rilascia aggiornamenti. Sinceramente io gli aggiornamenti li faccio manualmente, però se vi servono gli aggiornamenti fate su scarica automaticamente gli aggiornamenti. Eccolo qua, lo faccio pure io. Su driver, cerca aggiornamenti. Non ho nessun aggiornamento da fare. Meno male che io ho una 1660 Super del 2019 e fa ancora aggiornamenti, e questo è un bene, è un bene. Ora andiamo a settare GeForce Experience. Quindi andiamo su apri sovrapposizione con l'ultima versione di GeForce. Ora quando vado ad avviare il PC, GeForce non si avvia assieme al PC, non lo so perché non si avvia più. Prima, quando si avviava il PC, si avviava anche l'applicazione, giocavo, avevo proprio questo pallino qua sotto. OBS non lo registra, no, OBS non registra questo cerchio qua sotto, e quando c'era questo cerchio potevo registrare e fare le clip. Quindi andiamo su apri sovrapposizione di gioco. Questo è tutto il pannello che ci permetterà di registrare e fare le clip. Possiamo anche fare le live, ma ve lo sconsiglio, usate altri programmi per fare le live, perché questo è solamente schiacci e va in live, basta, non ci sono tutte le scritte, i loghi, gli eventi, immagini, no, tu vai direttamente in live proprio come stai registrando, quindi non serve proprio a niente. Qua su registrazione e instant replay. Io adesso lo disattivo perché dobbiamo settare alcune cose. Impostazioni. Vi faccio connetti. Vi connettete al vostro account. Layout, come ho detto qua, ci saranno gli FPS.
Quindi qua io posso impostare il layout, la telecamera, indicatore di stato, prestazioni, spettatori e commenti. Quindi prestazioni, c'è la schedina che quando andiamo ad aprirla ci dirà tutti gli FPS e la latenza di rendering nel gioco. Indicatore di stato, come ho detto, c'è un pallino in basso a destra, io lo posso mettere dove voglio. E prestazioni, sempre questo, ok, già l'avevo detto, quindi torno indietro, tasti di scelta rapida, questo è molto importante, quindi su generale Alt più Z apri, chiudi, sovrapposizione di gioco, quindi se io adesso premo Alt più Z si aprirà questo pannello, ok, e lo posso pure chiudere. Il microfono su questa applicazione non la uso quasi mai, cioè il microfono lo uso quasi mai qua sopra, perché non voglio che quando vado a fare le clip si senta anche il fruscio, il microfono sotto, non mi interessa, però se ti serve imposti il tasto che preferisci, che ne so, premo V e me lo dà, attiva il microfono. Salva uno screenshot nella galleria, Alt più F1, fotografa la scena, Alt più F2. Filtro giochi, il filtro giochi, vediamo un po', nel gioco io adesso posso Alt F3, chiudo qua, chiudiamo un attimo tutto per farti vedere meglio, Alt F3, ok, non lo supporta, però in un gioco ti aprirà così un pannello e nel gioco puoi regolare così l'immagine, la nitidezza, la regolazione del colore, la saturazione, tutto quello che vuoi, anche la luminosità, puoi anche giocare in bianco e nero, veramente puoi anche giocare in bianco e nero e dopo ti farò vedere su un gioco. Quindi io adesso ritorno ancora qua sopra, questo è ancora disattivato, bene, adesso di scelta rapida, registrazione, Alt Shift più 10, Alt più F9, io salvo gli ultimi 3 minuti registrati, quindi GeForce Experience in background ti sta riprendendo il gioco, te lo sta riprendendo, però non è che si riprende lo spazio, no, te lo riprende. E quando vuoi salvare quella scena, premi questo tasto e ti salva gli ultimi 3 minuti e poi ti farò vedere. Trasmissione dal vivo, se vi interessa, questo è dal vivo e sovrapposizione personalizzata, questo proprio più o meno. Alt più R attiva e disattiva le prestazioni, fa così, un attimo che l'attivo, instant replay. Ok, Alt più R, ecco, si attiva questa, le prestazioni, e anche qua, non si vede, però si dovrebbe vedere, però OBS non me lo riprende. Quindi una volta fatto andiamo su impostazioni, qui sono registrazioni, trasmissione dal vivo, i momenti salienti, quindi permette ad alcuni giochi di acquisire automaticamente screenshot e registrazioni video tramite Shadow Play, ad esempio Call of Duty. Ok? Su Call of Duty c'è un'impostazione che ti permette di salvare automaticamente le kill, le morti, le vittorie, tutte quelle cose che vuoi. Però ora su GeForce Experience non me lo permette di modificare perché il gioco non è attivo. Quindi quando è attivo e io vado su GeForce Experience, direttamente a momenti salienti io posso attivare e disattivare quello che voglio, quindi attiva le kill, attiva le morte, attiva le vincite, tutte le vittorie, cose così, oppure attiva i KO, capito? Tutte queste cose qua. Poi su trasmissione dal vivo, come ho detto, per quelli che vogliono streamare così, che ne so, destinazione YouTube, Twitch, Facebook, qualità, scegli la qualità, risoluzione 720 dice qua, personalizzata, su personalizzata non me lo permette, facciamo alta, non me lo permette, fino a 720p HD, per questo è inutile trasmettere dal vivo con GeForce Experience. Poi ci sono, come già l'ho detto, modalità foto, filtro di gioco, fai le foto nel gioco, audio, scegli il microfono quando registri con la tua voce, metto il mio microfono,
potenziamento anche del microfono. Qui quando registri e parli con la tua voce puoi anche separare entrambe le tracce e le trovi direttamente nella cartella dove hai salvato i video. I video vanno salvati direttamente qua. Se tu scegli una destinazione, il disco si crea così automaticamente una cartella e dentro la cartella il nome del gioco che hai registrato è salvato, ok? Tipo qua, sul mio disco D, a play, e qui ci sono tutti i video, tutte le clip dove ho salvato, cioè ok, tutte le cartelle dei giochi, ci sono tutti i giochi che ho provato, dove faccio più video su Elden Ring, 17 giga, registra, salva e me lo mette qua, ok? Impostazioni, notifiche, quando registri esce una notifica, registrazione in corso, quando salvi la registrazione esce registrazione salvata, lo stesso con lo screenshot, lo stesso con gli errori e ti esce così una notifica, però nel video quando registri registra anche quella notifica, quindi io ti consiglio di quando premi il tasto registra aspetta un po' che si toglie quella notifica e poi cominci a registrare nel gioco e a parlare, poi nell'editing elimini quella parte della notifica. Controllo della privacy. Vabbè, questo attivala, monitoraggio prestazioni, questo non ci interessa proprio. E quindi siamo pronti a registrare. Per registrare, mi raccomando, instant replay attivo. Ecco, come puoi vedere la trasmissione live non c'è più perché l'ho tolto. Qui puoi attivare e disattivare il tuo microfono, qui la webcam, filtro giochi, adesso ti farò vedere in un gioco. Quindi non ci resta che andare a registrare in qualche gioco. Quindi adesso ti faccio vedere come funziona. E adesso premo il tasto per registrare. Esce così registrazione in corso. Sta registrando proprio il gioco, solo il gioco. E faccio di nuovo il tasto per registrare. E me lo salva nella cartella che hai visto in Aplay, nella sua cartella Elden Ring. Quindi se adesso vado a fare Alt più Z e faccio su modalità foto, come puoi vedere qui posso fare la foto, faccio scatto, ho fatto la foto, ok, torno indietro, filtro giochi, scelgo un filtro per questo gioco, clicco 1, aggiungi filtro, faccio bianco e nero e vedrò per tutto il gioco bianco e nero, quindi i colori bianco e nero. Per rimuoverlo basta fare così, voilà, lo togli, ok? Lo togli, aggiungi filtro, nitidezza, e da qui puoi aumentare l'intensità della nitidezza, ma lagherai, quindi non è un bene aumentare la nitidezza su giochi molto pesanti e lagherai. Però con un 56 ignora un po' come viene, mettiamo questo 20, ok, 21, faccio aggiungo così un altro filtro, metto colore, ecco il colore, colore tonalità, metto un attimo 0, temperatura modo di qualsiasi 0, intensità, brillantezza sarà ancora più bello, brillantezza, colore tonalità, se riesco a tornare indietro così è perfetto, perfetto il colore, e faccio fatto, ok, e mi renderà così l'immagine del gioco ancora più bella, ok,
Quindi se ho dimenticato qualcosa, se ti serve qualcos'altro, ti consiglio di commentare, iscriverti al canale, attivare la campanellina per non perderti altri tutorial come questi. Quindi non mi sembra, su galleria qua visualizzi così la cronologia di tutto quello che hai registrato indietro, oppure te lo salva qua elementi recenti, se non lo trovi nella cartella lo puoi trovare qua direttamente indietro. Prestazioni, su prestazioni qui puoi vedere velocità, vento, la potenza della scheda video, la temperatura 68-69 gradi, ora che sta arrivando l'estate la temperatura di alcuni componenti pure aumenterà, come mi è successo un anno fa. Questi 69 erano 78, poi ho cambiato case, così poi l'aria è entrata nell'altro case, tutto chiuso. Glock memoria, puoi vedere tutto, e se vai sempre più avanti puoi vedere anche gli FPS. Gli FPS stanno scendendo sui 54-55 perché c'è pure il filtro della nitidezza, densità del colore e la grafica che ho aumentato, quindi anche OBS che sta registrando, e ho perso più o meno tra i 20-25 FPS. Quindi, come ho detto, spero tanto di esservi stato d'aiuto in questa nuova guida su come usare al meglio questo programma, che è molto comodo per la nostra scheda video. C'è un altro programma come questo per AMD, quindi si chiama AMD Radeon. E quindi spero tanto che esservi stato d'aiuto, ragazzi. Noi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao!